Io prima che sono stato estate c'ho tipo un sacco di amici e quando sono stato estate ho visto solo poche, allora intendo che mentre i miei amici erano fake, io si vede subito quando qualcuno è fake, si vede la faccia, dipende anche come si comporta con le persone. My home is my neighborhood and I don't take myself. My hood and I don't take myself. Sono cambiato in botte nel senso che sto usando più la testa, non sto diventando più grande, sto pensando più delle cose prima che lo faccio, tipo le cose così. Per futuro io voglio diventare un rapper, io voglio solo diventare un rapper, io sono innamorato della musica. Sono convinto che gli artisti abbiano, come dire, siano obbligati ad una visione e a volte avere degli esempi anche per altri ragazzi che magari non hanno ancora ben chiaro cosa fare nella vita sia una cosa importante. Comunque obiettivi per il futuro sì, ma no, nel senso che è ancora un po' presto, ma non è neanche troppo tardi comunque. Faccio l'educatrice da tanti anni, lavoro in carcere, penale minorile, adulti e amo il mio lavoro. La lampada si trova con le spalle al muro, che è una situazione, una condizione di disagio in cui tutti noi ci siamo trovati più di una volta, io soprattutto per primo. Allora l'augurio che avevo con loro era di buttare un semino per fare in modo che i ragazzi non si trovino mai con le spalle al muro, ma abbiano davanti a sé un bivio, per quello fa due con le mani, no? Imbocchiamo direttamente una strada o un'altra, augurandoci che sia quella giusta, con l'augurio di non dover tornare indietro. Sono arrivato tramite comunque assistenti sociali, tramite l'educatrice per un percorso di messa alla prova. Niente, è comunque carino, oggi è il secondo appuntamento e vedremo più avanti. Riesci a portarti qualcosa di buono sempre a casa, con qualsiasi esperienza comunque. L'onestà, l'amicizia, la lealtà. Gli amici diventano un po' la tua famiglia, il tuo riferimento, quindi le persone con cui speri di continuare a condividere le esperienze della tua vita. Lifestyle, intendi, cioè, non lo so come spiegare bene in italiano, però è molto proprio. Il lifestyle intende dipende la tua vita, vivi come vuoi. Il stile di vita. Esatto, da come mo, perché da me si vede come sono vestito, si vede il mio lifestyle. Da come sono vestito si vede che sono un rapper. Capito? Così. Mm-hmm. Tanto sono stato anch'io ragazzo, che sono così vecchio, per cui mi sono ritrovato in questi ragazzi che abbiamo trovato appunto nei quartieri riguardo alle loro speranze, alle loro aspettative, ai loro sogni, che bene o male rimangono gli stessi anche per le generazioni nuove rispetto alla mia. Comunque più cresco e più, come dire, capito, acquisisco consapevolezza nelle mie cose. È l'insieme di cose che ti fa essere ciò che sei ora, capito? Allora, Blues in Me è un progetto, diciamo, documentaristico legato a degli eventi sui territori che ha come fulcro i quartieri e i giovani artisti che ci vivono, che abitano lì. Siamo messi in ascolto della città, si tratta di performance filmate con dei registi sempre diversi che mettono insieme appunto quartieri diversi, stili d'arte diversi, musica, danza, ma anche sport, teatro, e creiamo ogni volta delle performance che mettano insieme queste apparenti diversità di quartieri, di stili musicali e anche di culture. Questo è un segno tangibile del percorso, nello specifico è un progetto che ho fatto con i ragazzi. Sono dei ragazzi, la maggior parte di loro ha 16 anni, era un gruppo abbastanza eterogeneo, diverse provenienze, diverse stazioni sociali, diversa cultura, diverse lingue. Ci siamo uniti in un'unica pratica che non ha bisogno di nulla, non ha bisogno di parole, non ha bisogno di nessuna cosa, ha bisogno solo di un po' di voglia di fare, impegno. I ragazzi ne hanno profuso più di quello che mi aspettassi da loro, quindi nello specifico sono proprio orgoglioso di come si sono dati da fare.